la novena alla Madonna dei Pompei per impetrare le grazie nei casi più disperati è tra le novene più potenti della nostra fede. Si recita dal 27 aprile al 7 maggio o secondo la necessità del momento presente. La Vergine di Pompei dona a tutti grazie che sembravano impossibili. Si prega la stessa preghiera per tutti i 9 giorni. Si ponga la prodigiosa immagine in luogo distinto e potendolo si accendano 2 candele, simbolo della fede che arde nel cuore del credente. Quindi si prenda fra le mani la corona del rosario. Prima di cominciare la novena, pregare Santa Caterina da Siena, che si degni di recitarla insieme a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Caterina da Siena, mia protettrice e maestra, tu che assisti dal cielo i tuoi devoti, allorché recitano il Rosario di Maria, assistimi in questo momento e degnati di recitare insieme con me la novena alla Regina del Rosario, che ha posto il trono delle sue grazie nella Valle di Pompei, affinché per tua intercessione io ottenga la desiderata grazia. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, tu, in questi tempi di morta fede e di impietà trionfante, hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di madre sull'antica terra di Pompei, soggiorno di morti pagani. Da quel luogo, dove erano adorati gli idoli e i demoni, tu oggi, come madre della divina grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie. Deh, da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche sopra di me, gli occhi tuoi benigni e abbi pietà di me, che ho tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a me, come a tanti altri ti sei mostrata, vera madre di misericordia. Mentre io con tutto il cuore ti saluto e ti invoco, mia sovrana e regina del Santo Rosario. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa Signora, l'anima mia ti venera, tra gemiti ed affanni, onde oppressa oltre misura, e in queste angustie ed agitazioni in cui mi trovo, io alzo confidente gli occhi a te, che ti sei degnata di eleggere per tua dimora le campagne di poveri abbandonati contadini, e là, di fronte alla città e all'anfiteatro, ove regna silenzio e rovina, tu come regina delle vittorie levasti la tua voce potente per chiamare da ogni parte d'Italia e del mondo cattolico i devoti tuoi figli a dirigerti un tempio. Deh, ti muovi al fine a pietà
di quest'anima mia che giace avvilita nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono oltremodo ripieno di miserie e umiliazioni. Tu che sei lo sterminio dei demoni, difendimi da questi nemici che mi assediano. Tu che sei l'aiuto dei cristiani, traimi da queste tribolazioni in cui verso miserevolmente. Tu che sei la vita nostra, trionfa sulla morte che minaccia l'anima mia in questi pericoli cui trovasi esposta. Ridonami la pace, la tranquillità, l'amore, la salute. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il sentire che tanti sono stati da te beneficati solo perché sono ricorsi a te con fede mi infonde novella lena e coraggio di invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a San Domenico che chi vuol grazie col tuo rosario lo ottieni. Ed io, col tuo rosario in mano, oso ricordarti, o Madre, le tue sante promesse. Anzi, tu stessa hai di nostri operi continui prodigi per chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni, ed io, col cuore sulle labbra, con viva fede, ti chiamo e ti invoco, Madre mia, Madre cara, Madre bella, Madre dolcissima, aiutami. Madre Regina del Santo Rosario di Pompei, non tardare a stendermi la mano tua potente per salvarmi, che il ritardo, come vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E a chi altri mai potrei ricorrere se non a te, che sei il sollievo dei miserabili, il conforto degli abbandonati, la consolazione degli afflitti? Io te lo confesso, l'anima mia è miserabile, gravata da enormi colpe, merita di ardere nell'inferno, indegna di ricevere grazie. Ma non sei tu la speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, la potente nostra avvocata presso il trono dell'Altissimo, il rifugio dei peccatori? Deh, solo che tu dica una parola in mio favore al tuo figlio, ed egli ti esaudirà. Chiedigli dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho bisogno. Si domandi la grazia che si vuole. Tu sola
puoi ottenermela. Tu che sei l'unica speranza mia, la mia consolazione, la mia dolcezza, tutta la mia vita. Così spero. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. O Vergine Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi impetrarmi questa grazia, tanto a me necessaria, purché non sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. Si ripeta la grazia che si desidera. Te la domando per la tua immacolata concezione, per la tua divina maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il cuore del tuo amoroso Gesù, per quei 9 mesi che lo portasti nel seno, per gli stenti della sua vita, per l'acerba sua passione, per la sua morte in croce, per il nome suo santissimo, per il suo preziosissimo sangue. Te la domando infine per il cuore tuo dolcissimo, nel nome tuo glorioso Maria, che sei stella del mare, signora potente, madre di dolore, porta del paradiso e madre di ogni grazia. In te confido, da te tutto spero, tu mi devi salvare. Amen. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Regina del Santo Rosario, prega per noi, affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo. Orazione. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Domenico e a Santa Caterina da Siena per ottenere le grazie dalla Santissima Vergine di Pompei. O Santo Sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che fosti l'amico, il figlio prediletto e il confidente della Celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del Santo Rosario. E tu, Santa Caterina da Siena, figliola primaria di quest'ordine del Rosario, e potente mediatrice presso il trono di Maria e presso il cuore di Gesù, da cui avesti scambiato il cuore, voi, santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore aperto
ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla. Ora in cielo non è venuta meno né la vostra carità né la vostra potenza. Pregate per me, la Madre del Rosario ed il Figlio Divino, giacché ho gran fiducia che per mezzo vostro potrò conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.